il dubbio principale riguardano le motivazioni della consultazione che ha voluto fare la Commissione. Su questo argomento non c'è stato molto chiaro qual è il motivo di fondo. In ogni caso, noi abbiamo ribadito alcuni punti fondamentali. Il primo in particolare è la chiusura della terza linea è fattibile entro la primavera del 2018, chiediamo che sia ormai improrogabile, è un impegno anche che l'attuale amministrazione si è presa in campagna elettorale e noi vogliamo assolutamente che ciò avvenga. Sul piano più generale della macchina, cioè quindi dell'inceneritore, riteniamo sovradimensionato, ormai obsoleto, che sia necessario ormai un cambio di paradigma. Dobbiamo partire con una grande campagna di efficientamento energetico e di riduzione dei fabbisogni energetici degli edifici a Brescia. Brescia deve diventare una città solare, una città dove l'uso delle rinnovabili diventa massivo, diffuso su tutte le abitazioni, è lì che dobbiamo concentrare i nostri interventi. Al di là di tutto, dobbiamo assolutamente invertire la tendenza di emettere, bruciare rifiuti per fare energia, perché la qualità dell'aria a Brescia e in tutta la pianura padana è estremamente compromessa. Ogni percento in meno di inquinanti in atmosfera vuol dire vite umane salvate. Sotto questo profilo è indispensabile invertire la tendenza in maniera urgente. Gli sforzi di tutti, dei cittadini, degli enti, delle istituzioni, deve andare in questa direzione velocemente. Non possiamo, se mi è concesso ancora un ultimo aspetto, non possiamo accettare polarizzazioni del profitto verso enti o comunque società come la A2A, che sottrae profitto ai cittadini per polarizzarlo verso gli azionisti. Noi dobbiamo assolutamente procedere in una distribuzione, quella che viene chiamata nelle energy community, cioè una produzione diffusa. Basta inceneritore.